Ehi, scopriamone alcune. Agosto 2024, Mark Voice. Poiché è agosto, video senza pretese. Il canale Codice Runner ha iniziato una serie di video Una canonista risponde. Sugli argomenti rinuncia al Benedetto XVI, legittimità del conclave 2013, legittimità dell'elezione di Bergoglio, eccetera. Io ho inviato ben 7 commenti ai primi 3 video di questa serie, ma non li hanno ancora resi visibili. Forse hanno giudicato i miei commenti un po' troppo tecnico-giuridici, per cui forse stanno preparando le risposte e dopo il mese di agosto renderanno visibili i commenti insieme alle loro risposte. Vedremo. Tuttavia, solo 6 commenti rispondevano alle affermazioni della professoressa Boni, mentre un commento era rivolto a Pisaniello, per cui almeno questo commento avrebbero potuto renderlo visibile. Anche perché, dopo aver ricevuto i miei commenti, hanno reso visibili i commenti successivi delle altre persone. Infine ho inviato un commento anche al secondo video di Antonio Di Napoli. È ancora non visibile come gli altri. Tuttavia, affinché questa mia polemica sia utile per la Chiesa Cattolica, nel prossimo video utilizzerò i miei commenti rivolti a Antonio Di Napoli per rivolgermi a tutti quelli come voi, difensori di Benedetto XVI, non quegli altri, noi, che non hanno ancora letto la Declaratio con la propria testa e utilizzando la semplice logica della grammatica italiana. Nella Declaratio ci sono tutti gli argomenti possibili e immaginabili per rispondere nella vostra testa, questo è importante, nella vostra testa, a qualunque legittimista dei potenti, la Boni, Bianco, Pisaniello, Di Napoli, ma anche De Mattei, la Scrosati, Don Tullio Rotondo, la Fraternità San Pio X e chiunque altro volete. Con la Declaratio cacciate via tutti questi tentatori dalla vostra testa. Altrimenti la vostra mente fa la fine della pallina da flipper. Din 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 din. Tizio ha detto questo, Caio ha detto quell'altro, su questo libro c'è scritto quello, su quel documento c'è scritto quell'altro. E alla fine ascoltate tutti e tutto tranne Benedetto XVI e la sua Declaratio. Comunque, questa è solo una polemica di agosto. L'argomento serio per la Chiesa Cattolica è il Cenacolo Benedetto XVI. È già pronto il terzo video suddiviso in 2 parti, che pubblicherò a settembre. Intanto, qua in alto a destra, c'è la playlist con i primi 2 video. Aiutate la Chiesa Cattolica come potete, o col sodalizio sacerdotale di Don Alessandro Minutella, o con i Cenacoli Benedetto XVI, o con quello che vi viene in mente. Ma bisogna salvare i sacerdoti, perché niente sacerdoti cattolici uguale niente sacramenti cattolici. Ce ne accorgeremo fra 5 o 10 anni. Torniamo al canale Codice Runner. Queste sono le prove che è possibile presentare per dimostrare quanto affermo. Sono le schermate dove potete vedere i miei commenti. Voi non potete vederli col vostro account, perché il canale Codice Runner non li ha ancora approvati e li sta trattenendo per la revisione. Ma YouTube permette a me, che ho inviato i commenti,
di vedere se essi sono ancora in revisione oppure se sono stati cancellati definitivamente. Per quanto riguarda la serie Una canonista risponde, sabato 27 luglio 2024 alle ore 10 ho inviato un commento al video numero 1 rivolto a Pisaniello e ho inviato 5 commenti al video 2 rivolti alla professoressa Boni. Poi, due giorni dopo, lunedì 29 luglio, ho inviato un commento al video 3 rivolto alla Boni. Infine, venerdì 2 agosto, ho inviato un commento anche al secondo video di Antonio Di Napoli. 8 commenti in tutto, di cui solo 6 erano rivolti alla professoressa Boni. 8 commenti ancora non resi visibili. Certo, qualcuno potrebbe dire che io successivamente ho rimosso i miei commenti per far fare brutta figura al canale Codice Runner. Allora, questa era comunque la situazione al 6 agosto. Ecco il primo video della serie Una canonista risponde. Entrando in YouTube col mio account, i miei 8 commenti ci sono ancora tutti. Ma voi, col vostro account, non potete vederli perché non sono stati approvati da Codice Runner. Ecco il primo video della serie Una canonista risponde. Il commento inviato il 27 luglio era ancora presente il 6 agosto. Ma voi, col vostro account, non potete vederli perché non sono stati approvati da Codice Runner. Qui è il secondo video con i 5 commenti alla Boni del 27 luglio e il 6 agosto erano ancora presenti, ma invisibili a chi non avesse il mio account YouTube. Ecco il terzo video col commento alla professoressa Boni inviato il 29 luglio. Ancora presente il 6 agosto. Coloro che in questo periodo hanno dato un'occhiata ai commenti dei video potranno confermare che i miei non li hanno potuti vedere. Infine, ecco il secondo video di Andrea Di Napoli, col mio commento inviato il 2 agosto, che il 6 agosto era ancora presente, ma non visibile al pubblico. Insomma, il 6 agosto i commenti erano ancora tutti nel canale Codice Runner e lo sono ancora. Ma se entro 2 mesi il canale Codice Runner non li approva, allora sarà YouTube a cancellarli dalla memoria. Non si capisce quale sia il guadagno di Codice Runner con questa discriminazione. Forse pensavano che non controllassi e a questo punto viene da domandarsi chissà quanti altri commentatori hanno trattato allo stesso modo, anche se i commenti non erano offensivi. O danno d'immagine verso la Boni, oppure danno verso di me. Cosa pensare del canale Codice Runner? Certo, la professoressa Boni è a rischio carriera e scomunica. Poi è stata anche invitata da questo canale ad esporsi pubblicamente, per cui non era cortese esporla anche ai commenti, come non è nemmeno possibile disturbarla nel mese di agosto. Aspettiamo settembre, ottobre. Dall'altra parte, se il canale Codice Runner non compie un danno d'immagine verso la Boni, lo compie inevitabilmente verso di me.
Infatti, chiunque sia interessato alla questione declaratio vede nei commenti la presenza anche di opinioni contrarie al canale Codice Runner. C'è perfino un commento di Andrea Cionci. Ma non vede alcun mio commento, per decisione dei responsabili del canale Codice Runner. Ciò induce inevitabilmente i lettori dei commenti alla conclusione che io non abbia inviato alcun commento. Chissà per quale motivo. Invece non è così. Ricordiamo però che due commenti non erano rivolti alla professoressa Boni, ma uno era rivolto a Pisaniello e uno ad Antonio Di Napoli. Almeno questi due commenti potevano essere resi visibili senza rischio per la reputazione della professoressa Boni. Anch'io non pubblico tutti. Tra parentesi, anch'io non pubblico tutti i commenti che arrivano al mio canale Convinzione Contraddizione. Per esempio, non pubblico quelli di cui non si comprende di cosa stiano parlando. E talvolta non pubblico anche quelli polemici verso gli altri commentatori. Tu non hai capito niente, tu stai sbagliando, eccetera. Perché poi si innescano questi litigi tra i commenti che non c'entrano niente con l'argomento del video e del canale. Spesso sono battibecchi che si fanno su un altro canale, poi lo continuano su un altro canale, lo riprendono su un altro canale e lo continuano sul mio canale. No. Invece, anche se uno mi manda i fulmini divini o mi dice che sbaglio, io quei commenti li pubblico perché li considero una divergenza di opinione espressa come uno può. Ci vediamo presto. Intanto ricordate i Cenacoli Benedetto XVI, dove è previsto proprio l'utilizzo della declaratio. Senza coinvolgimento personale con la declaratio, non potrete aiutare la Chiesa Cattolica. Buona declaratio a tutti!